avuto come TVP il nostro caro Castle che si sfidava con il suo avversario che era, non mi ricordo chi fosse il suo avversario, ma intanto comincia questa partita. In alto a destra abbiamo Diord, il Terran degli OSC spawnato con colore blu, che si prepara a sfidare il Protoss Skirmjan del Nets Gaming col colore spawnato da Protoss, ovviamente col colore rosso, quindi un TVP non... PvP è un bel matchup da vedere secondo me, e soprattutto è un matchup in cui la micro va prediletta, a meno che ovviamente non hai 800.000 minerali pronti a spawnare unità senza troppi problemi, il che non è il caso. Intanto ovviamente la build è ovviamente standard, non c'è nient'altro da dire se non che non c'è niente proxy, niente, boh, non c'è niente. Niente proxy da nessuno dei due. L'unica differenza, vediamo che Diod decide di chiudersi con un depot mentre Skirmjan fa un pilone molto più veloce più velocemente a ridosso del suo Nexus, quindi vediamo un Vediamo po'. l'emblema di Diord, che è l'emblema dei figli di Korra o qualcosa del genere. Giusto per divagare un po', mentre non succede nulla, il gate è arrivato a 12, a 13, anzi per Skirmjan. Sì, abbastanza standard, ancora nessun gas per il giocatore Protoss. Vediamo un po', sì, io E nemmeno purtroppo... quello Terran, tra l'altro, vuol dire che non vedremo dei Reaper ad arrassare da parte di Diord. Eh sì, non apertura di Reaper, una cosa che vi dicevo, fanno in molti, ma probabilmente contro i Protoss hanno molto meno appeal, perché appunto i Beh, in realtà Protoss... serve anche come scout il Reaper, perché fa Sì. in modo, se riesci a tenerlo in vita per un po', potrebbe anche riuscire a scoutare per tutta la partita. Eh sì, E praticamente sì. intanto Diord sta racimolando un sacco di minerali, forse vuole andare di One Rax Fast Expand. Sì, è possibile. Intanto fa l'upgrade da centro di comando a comando orbitale e arriva il primo SCV di Diord per andare a scoutare nella base, mentre c'è un SCV che stava aspettando per costruire il centro di comando. Probabilmente, come dicevi te, sta bancando minerali per Fast Expire. Intanto esce il primo Marine e se la prende con la probe, che piazza subito un pilone. Ottima giocata di Skirmjan per cercare di limitare. Intanto... L'unico problema è che non sia molto costo efficiente contro i Terran, anche perché i Terran possono sollevare i loro edifici per poi spostarli in un'altra posizione. Quindi ha perso 25 minerali Skirmjan, mentre arriva lo scout di Diord, continua imperterrito nella base del giocatore Protoss, che termina in questo momento il centro cibernetico e fa la ricerca dei Warp Gate. Questa prova andrà probabilmente a fare un pilone qua davanti, il pilone che di solito si fa intorno al hai questi comunque questo supply, per non rimanere supply bloccato. Vedremo forse un'espansione oppure no, anche perché non c'è nessuna probe nelle vicinanze. Questa Però probe invece sì, torna indietro la probe di Skirmjan e farà sì, un'espansione perché proprio ora. Gli minerali stracionati sono tanti, infatti non sta ha aggiunto bancando, ecco nessun adesso. altro gate, mentre il giocatore Terran ha deciso di aggiungere due Rax aggiuntive e un gas. Forse dovrebbe mettere anche il secondo, perché di solito quando si fa una build del genere si mette, ecco, appunto il secondo gas e un bunker. Molto probabilmente lo metterà tra poco un bunker per evitare un rush molto early da parte del Protoss. Eh sì, quindi per ora 3 Rax per il giocatore Terran e One Gate, vedremo su cosa opterà in questo momento. Due gas comunque anche per Skirmjan, potrebbe andare di Trigate Stargate, o invece decide di fare una forgia, quindi vuole ricercare un potenziamento abbastanza velocemente, oppure ha semplicemente mischiccato tra F e G, ma non importa. Arriva Intanto... un altro gate e il Mothership Core esce in questo momento da parte di Skirmjan e si dirige direttamente verso la base del suo avversario Terran. Eh sì, perché comunque anche soltanto con uno Zelota e un Persecutore, in questo caso solo un Persecutore, tra l'altro non vengono scoutati dall'SCV che sta andando nuovamente a scoutare. Dicevo, soltanto con un Persecutore si può fare un piccolo push e eventualmente utilizzare il Mass Recall del Mothership Core, quindi insomma non perdere Intanto più di arriva lo tanto. Stalker e se la prende subito col bunker. Ora lo Stalker giustamente scappa perché sa che non ha alcuna possibilità contro il bunker, e invece Diord decide di mandare il Mothership Core sulla main del Terran, mentre in realtà sarebbe occupato a counterare questo Stalker, però ci sono veramente troppi Marine.
Intanto Narcotic va a giocare la sua partita perché è arrivato il suo avversario, insomma, quindi sono quattro partite se non ho capito male. Sì, sono Cerca. quattro partite, ma forse quella di Narcotic non la scasseremo perché stiamo No. cassando questa, ma non importa. L'importante è cassare e cassare con divertimento e finché si può. L'importante è cassare. Intanto la ricerca del più uno alla difesa da parte di Skirmjan, che si unisce al Concilio del Crepuscolo, quindi potremo vedere dei Blinkstalker oppure dei Fass HT, come ho visto qualche volta un Protoss fare contro di me. Sì, è anche possibile, intanto il Terra sta andando a Trirax Steam più ha finito ora di costruire la fabbrica, probabilmente li serve soltanto per avere lo spazio porto e avere le medivac, perché credo che opti per una full bio e senza carri, senza nient'altro, insomma. E vedremo insomma come reagirà il Protoss che per ora ha preso anche E il. intanto arriva l'archivio dei Templari, Fast HT, Sì. come avevamo Beh, sì. predetto, caro Urco, siamo ormai dei veggenti, oppure stanno stream citando e ci sentono, hanno pure la possibilità di guardare nel futuro e capire cosa stiamo dicendo, perché il delay è di 3 minuti, davvero un po' dura. Non c'è nessun Marauder da parte del giocatore Terran, il che è strano perché contro Protoss si prediligono i Marauder, soprattutto perché la giocata di Stalker è veramente importante, e anche perché i Marine soffrono molto contro sia gli HT che i Colossi, quindi fare troppi Marine è in un modo facile di perdere tutto il proprio esercito Sì. senza troppi problemi. Sì, perché comunque sono unità leggere e soffrono il danno d'aria, quindi Arconti o Storm sono decisamente molto deleterie. C'è soltanto un Marauder in questa Army Composition del Terran, ma non ce ne sono, c'è un altro in produzione, purtroppo ha soltanto un modulo tecnologico, quindi può produrre un Marauder per volta, annulla il bunker in questo momento e con il supporto credo di due Medivac che stanno per uscire andrà ad effettuare un primo push verso il minuto undicesimo, come di consueto si fa prima del dodicesimo per dare un po' di pressione all'avversario. Intanto ci sono 4 sentry per il Protoss e 2 Zeloti, continua a warpare Zeloti, ma E forse gli potrebbe servirebbero. essere un problema perché non ha Eh troppe sì. unità da difesa il giocatore Protoss. Sebbene queste sentry siano usate bene e soprattutto il cannone fotonico sul Nexus potrebbero aiutarlo a reggere questo push dei 10 minuti da parte del Terran, le sarve non sono ancora state messe in produzione, forse perché sta usando tutti i minerali per produrre unità da difesa. Il primo HT Sì. è stato messo in produzione, quindi probabilmente vuole fare dei feedback sulle navette mediche. Eh no, trasforma il 2 HT in Alti Templari in Arconte, arriva subito il primo Arconte con gli Zeloti come abbiamo Arriva visto pure il prima. drop da parte di Diord, quindi farà un attacco dal davanti e farà pure un drop. Il Mothership Core è stato distrutto tentando di fare il Phase Shield, che è lo shield che rallenta le unità avversarie. Intanto E c'è il intanto questo drop, drop è veramente sì. micidiale, perché ora sta focussando le probe e giustamente kaita questi Zeloti senza troppi problemi, grazie allo Steampack soprattutto. Però un buon force feed da parte di Skinjan fa in modo che il kite sia completamente annullato. E intanto sul davanti attacca Diord, cerca di fare il massimo di danni possibili. Direi che come risorse perse comunque, Skinjan si trova in svantaggio, anche perché ha perso un sacco di probe e anche mining time dalla main, perché non può minare da una base in cui appunto c'è stato un drop. E tra l'altro arrivano altre due medivac a dare da supporto alle unità che si trovano davanti alla Natural. Il Mothership Core è stato ucciso, quindi non può esserci più un Photon Cannon, e il giocatore Protoss si trova veramente in difficoltà, non ha quasi più unità da difesa e le unità del Terran continuano ad affluire grazie a queste tre Barracks, anzi, in questo momento stanno diventando anche 5 Barracks, e direi che potrebbe essere un Eh GG, sì. anche perché il Protoss non può fare nient'altro. Le risorse scarseggiano, tra l'altro sta tentando di fare un arconte, però le unità Terran sono già arrivate e ora si concentreranno sui piloni che alimentano tutti questi gate. Eh sì, oramai siamo allo Psi 41 per il Protoss e 109 per il Terran, che è già nella main base del suo avversario e sta praticamente distruggendo uno dopo l'altro tutte le strutture principali. Arriva il GG infatti da Skinchan, non c'era molto che potesse ancora fare il giocatore.